Bentrovati alla nuova puntata di Pillole di Hashtag Ballarò. Quanto la materia grigia è un privilegio. Esistono uomini che per definirli è necessario ricorrere all'utilizzo di molti aggettivi: arroganti, presuntuosi, egocentrici, mediocri, calcolatori, vigliacchi, ipocriti, incoerenti, poco o per nulla intelligenti nel ritenersi capace di offendere l'intelligenza dei propri simili. E non sono esseri creati dalla fantasia di qualcuno, esistono davvero nella realtà e spesso, come nel caso in esame, sono più vicini a noi di quanto si riesca ad immaginare. C'è un soggetto a Modica del quale per il momento mi limito a fornire solo l'iniziale, AI, che convinto di poter offendere l'intelligenza degli altri, dopo aver tradito la fiducia concessagli, dopo essere venuto meno agli impegni assunti in più occasioni, cosa per lui assolutamente normale, trova la spudoratezza di chiedere l'amicizia virtuale a persone vittime del suo delirio di onnipotenza. Per quanto si possa essere privi di materia grigia nel proprio cervello, come si può arrivare a dimostrare tanta idiozia? Trattasi di un nuovo calcolo di questo essere inqualificabile per scongiurare legittime rivalse da chi ha ingiustamente subito dei torti? Può trattarsi di tutto. Ma se questo signore, è eufemismo, avesse l'intelligenza e gli attributi, saprebbe che per chiedere scusa a qualcuno non si ricorre alla richiesta di amicizia virtuale, ci si presenta e si dice di aver sbagliato e di voler essere perdonato. Ma per fare questo bisogna conoscere il valore dell'umiltà, privilegio di cui non gode il soggetto in questione. Grazie, alla prossima puntata. Thank you.